Una delle merci più rare in questo momento sono diventate le relazioni. E non parlo ovviamente di relazioni di facciata, di relazioni formali, parlo delle relazioni profonde, delle relazioni nutrienti, delle relazioni in cui possiamo fidarci, in cui possiamo affidarci, in cui possiamo confidare. Come vedi, la base di tutto è questo fiducia, fede. Non abbiamo più fiducia negli altri e nelle relazioni. E la risposta che ci diamo di solito, un po' tutti, è che gli altri non meritano questa fiducia, che gli altri non sono disposti ad avere una relazione profonda, che l'altro non capisce quello che veramente io voglio. Questo in parte può essere vero, ma in questo video vorrei vedere con te quali sono i nostri limiti nelle relazioni, qual è quell'errore spesso inconsapevole, inconscio che commettiamo, che non ci permette di costruire relazioni sane, nutrienti e profonde, non relazioni di facciata. L'ostacolo principale, come sempre, è la paura. Da un lato abbiamo il desiderio profondo di avere una relazione vera con un'altra persona, ma dall'altro abbiamo paura di mostrarci, paura di essere sminuiti, di non essere compresi, di essere abbandonati, di non essere all'altezza, di non piacere abbastanza all'altra persona. E questa idea di dover piacere all'altro, di dover accontentare l'altro per avere una relazione, spesso è addirittura fuorviante e ci fa costruire involontariamente delle relazioni che non sono assolutamente nutrienti per noi. Ecco, in questo video vorrei vedere con te come riconoscere questa paura e soprattutto cosa questa paura produce. La prima cosa da dire è che la paura è appunto la paura di mostrarsi all'altro. Noi vogliamo avere la relazione, ma c'è questo ostacolo, la paura che è come un muro di ghiaccio, trasparente, ci fa vedere l'altro, ma ci impedisce di toccarlo, di sentirlo, ci impedisce di incontrare l'altra persona. Questa parete di ghiaccio è spesso formata dalla vergogna, la paura diventa vergogna, vergogna di mostrare qualcosa di sé. Ma attenzione, nell'idea che non possiamo mostrare le cose peggiori di noi, spesso non mostriamo il meglio che abbiamo. Molto spesso quindi pretendiamo che l'altro veda il meglio di noi, ma abbiamo vergogna e paura di mostrarlo. Vediamo insieme che cosa non mostriamo. La prima cosa è la sensibilità. Mai mostrarsi sensibili, perché se l'altro capisce che qualcosa mi fa male, se l'altro capisce che può colpirmi, se l'altro capisce che sono sensibile a certe cose, può addirittura sfruttare questo contro di me, può addirittura prendere una posizione di potere su di me. Ma in realtà, se io non mostro la mia sensibilità, l'altro non sa qual è il confine. Se io mi mostro sempre forte, sempre razionale, sempre all'altezza, l'altro si comporterà come fa senza capire che mi fa male. Ma attenzione, non può capirlo se io non mostro davvero la mia sensibilità, se non gli dico: attento, oltre questo mi fai male. La seconda cosa legata molto alla prima sono le emozioni. Le emozioni tendiamo sempre a tenerle per noi o a travestirle o a negarle. Perché mostrarmi triste? Se l'altro mi vede triste penserà che sono un debole, un fallito. E allora la tristezza non va bene. Mai far vedere che ho paura in una relazione, perché altrimenti sono un debole, altrimenti sono un vigliacco. La paura non è per le persone forti. E quindi non mostro la paura e la travesto da coraggio, falsa forza. La rabbia. Perché dire che sono arrabbiato? Perché la rabbia la scambiamo per distruttività. Invece dire a una persona: questo mi fa molto arrabbiare, dire sono molto arrabbiato quando succede questo evento, vuol dire anche qui evidenziare un confine, essere disposto a parlarne, ma partendo dalla propria rabbia, che non diventi aggressività
o distruttività, ma un'emozione che indica che c'è qualcosa da aggiustare nella relazione. Quello che poi proprio ci terrorizza mostrare sono i limiti. Perché far vedere che ho dei limiti? Perché dire questo non lo so fare, a questo non ci arrivo, in questa cosa non sono all'altezza per ora? No, sempre mostrare che non abbiamo limiti. Siamo forti, perfetti, precisi, indistruttibili. E poi ci lamentiamo del fatto che l'altro non rispetti i nostri limiti. Questo è il paradosso di tutto. Noi non mostriamo per poi lamentarci e lo sentiamo così. Diciamo, la persona non comprende, non capisce, non vede, non rispetta i miei limiti. Ma la domanda è, sai davvero mostrare i tuoi limiti? Sai, di fronte a un'altra persona, sentirti limitato e dirlo? E ultima cosa, per chiudere, non mostriamo mai il nostro buio. Il buio che cos'è? È quella zona che unisce un po' tutto, la fragilità, le emozioni che noi stessi non accettiamo, i lati di noi che odiamo, le cose che pensiamo assolutamente non amabili, assolutamente spregevoli quasi di noi. Quel buio lo conosciamo solo noi. Certo, condividerlo è pesante, condividerlo richiede un coraggio enorme, ma quando una persona vede la tua luce e il tuo buio, ecco, là inizia una relazione veramente profonda. E vorrei chiudere così. Per ogni cosa che non mostriamo abbiamo un motivo razionale, ma in fondo, guarda in fondo, ascolta la pancia e la paura che non ci fa mostrare tutti questi aspetti, ma questi aspetti che sono il meglio dell'umano. E allora la domanda finale è questa. Se tu non avessi paura, se chiudi gli occhi e immagini di non aver paura di essere rifiutato, paura di essere ferito, se tu fossi libero, libera da questa paura, ti piacerebbe mostrarti all'altro? Ti piacerebbe che l'altro si mostri a te per avere una relazione davvero intima e profonda? La mia risposta, sinceramente, è sì. La tua qual è? Bene, come sempre, spero che questo video ti abbia dato qualche spunto su cui riflettere e che produca qualcosa in te. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con le persone a cui credi possa essere utile, seguimi su Instagram, su Facebook e iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per essere aggiornato sui contenuti e noi ci vediamo la prossima volta.